Presidente di Ambiente, a seguito di segnalazione del Presidente della stessa società e dell'assessore all'ambiente del nostro Comune, considerando che il licenziamento di una persona rappresenta per me un fatto gravissimo, che da subito chiesto attraverso invito a partecipare alla commissione di cui sono Presidente, di capire il ruolo sia del Presidente ancor di più dell'assessore, che il Sindaco ha avuto nel passato un ruolo importante in organizzazioni sindacali, preso atto che sia i dirigenti di Alto Ambiente che i membri della Giunta non hanno mai partecipato ai lavori della Commissione, dimostrando a mio parere nessuna attenzione ai fatti di cui si voleva arrivare a chiarimento. Valuto altamente negativo il comportamento della personalità di cui sopra, esagerato il provvedimento assunto dalla direzione di Alto Ambiente. Manifesto ancora una volta piena solidarietà alla dipendente licenziata e pieno sostegno alla giusta battaglia che UIL, CGL e RSU stanno portando avanti. Chiedo al signor Sindaco della Spezia di spiegare quali siano le competenze dell'assessore all'interno di Alto Ambiente, di chiarire se le segnalazioni è frutto di un preciso input politico, di riferire se condivide quanto è accaduto e se conferma la fiducia nell'operato del suo assessore. Grazie, signor Sindaco. Grazie, consigliera. Per la prestazione risponde il Sindaco. Buonasera Presidente, Assessori, Consiglieri, tutti presenti. Gentilissima consigliera, apprezzo sinceramente che abbia espresso la solidarietà alla notizia licenziata da Ambiente. Anzi, visto gli altri licenziamenti, 4 negli ultimi 6 anni, fatti dal gruppo, quando era di proprietà dei comuni spezzini, come amministratori designati dalla sua area politica, cioè di sinistra, dico finalmente. Certo, ora la proprietà di dire. Gli enti locali non hanno più una sola azione di Alto Ambiente, nessun potere gestionale e soprattutto non esiste più la sua parte politica. E quindi è tutto più facile esprimere solidarietà, spero che non sia come quelli che fanno la carità per vantarsi davanti agli altri, ma anche scambiare i responsabili e le responsabilità di quanto accaduto. Ricordo a me stesso per primo il motivo perché non abbiamo più la proprietà del gruppo Alto. La vostra area politica, la sinistra, nominata amministratore, che hanno portato il gruppo ad avere circa 550 milioni di debito, dopo aver venduto circa 300 milioni di beni e proprietà, ricordo a Gangas e a Cattini Comuni, eccetera, aver fatto oltre 1000 assunzioni, quasi tutte senza concorso pubblico, promozioni, aver assegnato centinaia di super minimi senza concorso, insomma aver portato il gruppo prima in procedura fallimentare, e poi avevo venduto con gara assegnata a dire pochi giorni prima del ballottaggio dell'anno scorso, del giugno scorso. Dire è subentrato in tutte le obbligazioni, comprese quelle contrattuali di lavoro, contratto collettivo nazionale di lavoro, firmati chiaramente dai sindacati, che sono incluse le parti che regolano i provvedimenti disciplinari. Ricordo che in questo percorso sono state tutelate soprattutto le banche, scaricando i debiti aziendali esclusivamente sui cittadini, sui lavoratori, sui fornitori. Quindi oggi noi siamo solo clienti obbligati da voi, del gruppo IRM. In più abbiamo ereditato una città sporca con un metodo di raccolta differenziata che ha creato molti disagi. Abbiamo da subito affrontato il problema e nonostante l'impossibilità di investimenti dell'azienda per i motivi di cui sopra, abbiamo cambiato sistema. Voluto interventi di pulizia mirati e miglioreremo ancora tutto nei prossimi mesi in base alle esigenze dei cittadini. E cogliendo gli obiettivi della legge in materia, anzi già oggi siamo a circa il 75% di raccolta differenziata. Questo grazie all'amministrazione, all'azienda, ai lavoratori e ai cittadini. In questo percorso c'è chi fa errori e in base ai comportamenti viene sanzionato, cittadino o lavoratore che sia, in base ai regolamenti o ai contratti di lavoro o alle leggi, che prevedono anche le forme di ricorso, contestazione dei procedimenti e quant'altro. Cose che nel caso di specie sono state utilizzate impugnando giustamente il licenziamento presso il giudice del lavoro che deciderà del merito. Questo prevede lo Stato di diritto e la democrazia, che come tutti sanno è basata sulla separazione dei poteri, esecutivo, giudiziario, legislativo. E quindi, se come sindaco intendo rispettare il potere giudiziario e non esprimo la valutazione del merito, come cittadino e come ex sindacalista che ha concorso insieme ai miei ex colleghi segretari generali del CGL, Cimino e Luigi Andretti,
a salvare dal fallimento il gruppo Acra e quindi a salvare tutti i posti di lavoro alle migliori condizioni economiche possibili, le posso dire che anche a me pare eccessivo il provvedimento preso dall'azienda. Fermo restando l'errore o gli errori commessi dalla lavoratrice, io ho espresso la mia vicinanza più volte al padre, che ho ricevuto come ho ricevuto il segretario generale dei sindacati, e come dicevo tutti quelli che mi chiedono un appuntamento. Non ricevo e non riceverò chi non chiede un appuntamento lo fa offendendo me o il mio assessore. I compiti che ho affidato agli assessori sono nelle linee di mandato, e lei lo sa, tradotte in obiettivi dal documento unico di programmazione e realizzate anche tramite il bilancio. E tutti loro hanno dimostrato di essere molto bravi con mia stima e fiducia. Per ultimo, so che sicuramente l'informazione richiesta nel primo punto è sfuggita per i troppi impegni, ma le rammento che l'azienda Acambiente ha già chiarito mesi fa pubblicamente i ruoli aziendali del giovane da Casartis e dell'ingegnere Pagliani. Grazie. Tiene tutta la replica, consigliera? Sì, la parola. Sì. Caro signor Sindaco, io lo ringrazio per aver risposto, però non sono per niente soddisfatta. Vede, io sono abituata per natura a vivere nel presente, non vivo nel passato, perché il passato è una cosa passata, e non vivo neanche in un futuro troppo lontano, perché il futuro è veramente un'ipotesi, quindi non si è in grado di sapere quello che succederà, ma vivo ora. Vivo in questo momento dove io sono stata eletta consigliere comunale, in questo momento. E per questo momento io tutta la storia che aveva fatto la conoscono benissimo tutti, i consiglieri di maggioranza, di opposizione, però io non mi ritengo assolutamente soddisfatta della risposta che lei mi ha dato per la lavoratrice licenziata. Lei ha detto che ha dimostrato solidarietà anche verso il padre, verso la lavoratrice, ma io non so bene con precisione che cosa ha fatto per dimostrare questa solidarietà. Mentre mi sembra di capire che ha mostrato solidarietà verso il suo assessore. Comunque, io continuerò ad andare avanti, mi impegnerò nel mio ruolo sia come Presidente della Commissione, quello di consigliere e soprattutto di cittadina, perché ritengo che la solidarietà che va dimostrata a Maria Teresa sia la principale, ma che provvedimenti così esosi non dovranno essere mai ripresi. Grazie. Grazie.